لمين؟ لكلاوديو رانييري، واحد من الاسماء الثقيله قوي في عالم التدريب، تولى مسؤوليه عدد كبير جدا من الفرق. سالناه على عدد من الموضوعات المهمه سواء في الكره الايطاليه او في الكره الانجليزيه، بما انه درب قبل كده ليستر سيتي وتوتنهام، واتكلمنا معاه عن الميركاتو، اتكلمنا معاه على الصفقات اللي ابرمتها اقوى الانديه الانجليزيه، وخصوصا طبعا ليفربول ومانشستر سيتي، اتكلمنا معاه على الدوري الايطالي، فرص المنافسه، الانتدابات، اتكلمنا معاه على محمد صلاح، اتكلمنا على كتير من الموضوعات الحقيقه في الكره العالميه. وقبل ما تتابعوا الحقيقه اللقاء او التصريحات بتاعته وردوده على الاسئله اللي احنا بعتناها له، احب اشكر الحقيقه زمايلي احمد شهاب واسلام لوكا اللي ترجم الحوار على مجهود الكبير جدا لغايه لما وصلونا للقاء كلاوديو رانييري. نشوف اللقاء ونرجع لحضراتكم في السادسه. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori della Hali Program. Mi è stato chiesto di parlare un po' del campionato italiano. Dobbiamo dire che il rientro di Lukaku all'Inter fa sì che la squadra, già forte, già poderosa, acquista di nuovo un suo cannoniere, per cui l'Inter è una delle candidate allo scudetto, ma ancora di più la Juve che non può stare senza lottare per lo scudetto. Con l'acquisto di Di Maria e il ritorno di Pogba è diventata veramente una superpotenza. Ci sta anche la Roma con Dybala, l'entusiasmo del pubblico sicuramente farà un campionato super, con Mourinho alla guida l'entusiasmo, la voglia di far bene, di vincere ci sarà sempre. Non dimentichiamoci poi il Napoli e l'Atalanta, che si possono sempre inserire in questo nucleo di quattro grandi squadre. E ci si aspettava la qualificazione al Mondiale in Qatar. Purtroppo le cose non sono andate bene, succede nel calcio. Il Mondiale in Qatar è molto strano perché mai si è giocato a novembre-dicembre, per cui sarà un'esperienza tutta nuova. Ci saranno gli stadi con l'aria condizionata, per cui vedremo un po' quello che succederà. Certo, i giocatori saranno nel pieno delle loro forze, perché magari quando si gioca appunto il Mondiale a fine campionato non tutti hanno recuperato le loro energie fisiche e psicologiche. Questa volta invece saranno completamente al 100%. Le nazionali che potranno vincerlo? Beh, in Europa lo sappiamo tutti, c'è la Germania, c'è la Francia, c'è la Spagna, ci sono le sudamericane e anche le africane potrebbero fare un grandissimo bel campionato. Io faccio sempre il tifo per la sorpresa. La sorpresa c'è sempre in un campionato e soprattutto in un campionato del mondo. Seguiremo con molta attenzione. Andiamo in Premier League. Premier League, il Liverpool con Salah, giocatore magnifico, straordinario. L'avevo visto nel Chelsea, nella Roma, nella Fiorentina, ma andando al Liverpool Momo ha fatto veramente, si sente evidentemente a casa sua, un giocatore di una rapidità, di una velocità di esecuzione. Quando lui prende la palla c'è sempre qualcosa di importante che possa accadere, o il gol o un'azione molto pericolosa. Il Liverpool, che ha perso per un punto il campionato, sicuramente si vorrà rifare, ha comprato un gran centravanti, Núñez, e vedremo come si ambienterà in Inghilterra. Il Manchester City ha preso, dopo l'uscita di Agüero, ha preso un centravanti stratosferico, Haaland. Io credo che questo ragazzo, se si inserisce bene, sarà il prossimo pallone d'oro per diversi anni. Pallone d'oro che, detto tra me e voi, io credo che Lewandowski lo merita assolutissimamente. Il Manchester City ho parlato, dell'Leicester che ha vinto il campionato con me, è stato un anno meraviglioso dove abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale, dando speranza a tutte le squadre che non partono per vincere il campionato, che tutto è possibile. Certamente si è rinforzata tantissimo, però non credo che possa lottare per il titolo, però se ci sono riuscito io, perché non possono riuscirci altri? Un'altra squadra che lotterà insieme al Liverpool e al Manchester City sicuramente è il Tottenham del mio amico Antonio Conte. È finita quarta, si sta rafforzando e sicuramente ne vedremo delle belle in Premier League. Non dimentichiamoci poi che c'è l'Arsenal, c'è il Manchester United, che pure loro non possono restare per troppi anni lontani dalla vetta. Abbiamo detto di Lewandowski al Barça, che
il Barça vuole riprendersi la leadership contro un Real Madrid che quest'anno ha fatto veramente grandi cose. Abbiamo parlato un po' di tutto questo, mi auguro che vi sia piaciuta la mia analisi e un caloroso saluto a tutti quanti voi.